Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, oggi vi voglio presentare questa postazione che ho allestito per essere utilizzata con il Mister FPGA, che non è altro che un dispositivo abbastanza compatto che ci permette di replicare il funzionamento dell'hardware originale di molte schede arcade da sala giochi. E non solo, quindi anche computer, come potete vedere, quindi Amiga, anche il PC volendo, diciamo, per adesso limitato al 486, MSX, Commodore 64 e via dicendo. E non solo, e anche le varie console, diciamo, ecco, quindi le varie console del passato come il Mega Drive, l'Atari e via dicendo. E ovviamente, come dicevo, anche i vari arcade che per adesso diciamo non sono tantissimi, però cominciano piano piano con i vari aggiornamenti a diventare sempre di più. Ma comunque non è questo lo scopo del video, è quello di mostrarvi una modifica che ho portato da poco, diciamo da qualche giorno, alla TV, questa che potete vedere a destra, ovvero se te voi vedete nella telecamera più piccola in basso a destra, lì ho messo un selettore che mi permette di flippare l'immagine per i giochi, diciamo, verticali. Questo perché non so se farvi direttamente esempio su alcuni giochi arcade. Quelli ovviamente verticali, ecco, se per esempio adesso avvio 1941, allora, ovviamente utilizzo lo switch per vederlo di là, ecco, in questo caso è già perfetto, quindi si vede in verticale e tutto gira perfettamente. Anzi, se apro le impostazioni, diciamo, del core, non so se qui si vede poco, vediamo se riesco, no, vediamo se riesco a mettere un po' più a fuoco. Magari abbasso un po'. Ok, forse mo si vede un po' meglio, spero. E questo qua, per esempio, questo core ha la possibilità, volendo, di flippare l'immagine. Allora, se non viene, se non è in questo menu, bisogna entrare nei dip switch. Eccoli qua. In genere c'è l'opzione flip screen, che adesso sta su on. Sì, adesso metto su off, come potete ben vedere l'immagine verrà capovolta sotto sopra. E diciamo, ecco, sui core arcade che prendono questa impostazione non c'è nessun problema, perché questo non mi dà, cioè mi dà modo di flippare l'immagine senza girare ogni volta la TV sotto sopra e aspettare i tempi, diciamo, del degauss che entri in funzione, perché ovviamente ogni volta che si spenge la TV e accende, se nel frattempo si modifica la posizione, ovviamente i colori vengono sballati. E questo è perché ho effettuato una modifica, perché se noi andiamo su un altro core verticale, per esempio, adesso mi viene in mente Ladybug, eccolo qua. Che succede? Questo l'abbiamo già sotto sopra. Quindi se io adesso, per esempio, entro sui setting, purtroppo Ladybug non ha un'impostazione né un deep switch per poter flippare l'immagine. Questo perché?
Perché come dicevo all'inizio, il Mr. FPGA replica esattamente il siccome non stiamo parlando di emulazione, ma replica esattamente il comportamento originale delle schede arcade. Quindi, se la scheda originale non prevedeva il deep switch per flippare l'immagine, quindi ovviamente nemmeno il core lo prevede. E quindi che succede? Io adesso dovrei spengere la TV, aspettare 10-30 minuti più o meno, e quindi ovviamente girarla e riaccendere in modo che il degauss entri in funzione e mi risistema tutti i colori. Ovviamente questa cosa è molto scomoda comunque. E quindi adesso vi faccio vedere con la modifica che ho portato quello che succede. Quindi io che faccio? Innanzitutto spengo la TV, perché comunque anche diciamo prima di attivare il selettore comunque bisogna per sicurezza spengere la TV per evitare che si danneggi. Quindi spengiamo la TV e se vedete nella foto, diciamo nel video quello in basso a destra, adesso cambio la posizione del selettore. Ok, adesso posso riaccendere tranquillamente. E quindi, come potete ben vedere, adesso l'immagine è stata flippata in automatico senza alterare i colori, perché ovviamente non ho toccato la TV, quindi la TV è rimasta nella stessa posizione, semplicemente all'interno cioè praticamente c'è un deviatore che non fa altro che cambiare la posizione di alcuni collegamenti che tra poco vi farò vedere. E quindi questo praticamente mi ha risolto un sacco di problemi. Adesso vi faccio vedere un attimo lo schema che ho creato per effettuare questa modifica. Allora, questo praticamente è lo schema che ho fatto prima di effettuare la modifica alla TV. Allora, sulla sinistra, dove ho scritto TV, praticamente lì c'è la TV, quella a cui ho effettuato la modifica. Potete vedere quattro colori, quello praticamente è dove diciamo ci sono quei quadratini colorati, quello praticamente sono i connettori che si trovano sul gioco del tubo. E praticamente io all'interno della TV ho questi quattro colori, quindi il verde, il blu, il rosso e il marrone. Facendo diciamo una misurazione con un tester, ho scoperto che il verde e il blu fanno parte della deflessione verticale, quindi gestiscono l'immagine in verticale, mentre per quanto riguarda il rosso e il marrone fanno parte della deflessione, quella orizzontale. Infatti il rosso e il marrone misurano 3 ohm, mentre il verde e il blu mi hanno dato un valore di 14,6 e generalmente il valore più alto è sempre quello verticale, quindi non vi potete sbagliare. Quindi che succede a questo punto? Io prima diciamo di mettere il deviatore ho fatto un test velocemente semplicemente scambiando tra loro le coppie di fili del verticale e dell'orizzontale. Ho fatto prima ovviamente tutto a TV spenta con la spina staccata, ho dissaldato il verde e il blu e l'ho scambiati tra di loro. Poi ovviamente quindi l'ho risaldati, ho acceso e mi sono ritrovato praticamente l'immagine del verticale a specchio. E quindi diciamo avevo già capito che la modifica stava già funzionando. Però per avere diciamo, il comportamento che noi vogliamo, quindi di flippare completamente l'immagine, dobbiamo cambiare anche cioè dobbiamo scambiare i due fili, anche quelli dell'orizzontale. Quindi stessa cosa, ho spento la TV, tolto quindi la corrente, dissaldato il rosso con il marrone, li ho scambiati
risaldato tutto, riacceso la TV, e a quel punto praticamente io ho fatto proprio un test con l'Ladybug e mi sono trovato finalmente il gioco nella posizione corretta. E quindi a quel punto ho detto ok, mettiamoci un deviatore in modo che ogni volta è più comodo, quindi con cioè cambiarlo diciamo esternamente, quindi tramite un selettore, ecco, faccio un buchetto sul case della TV e facilmente io scambio la posizione in base a come voglio vedere l'immagine, ecco. E questo infatti sono i vari lavori che ho portato alla TV. Quindi questa immagine è la prima fase in cui ho scollegato i quattro fili dalla mia TV. Poi questi, ebbene, sono appunto i quattro fili che ho dissaldato, beh, scollegato, comunque dissaldato dal gioco del tubo. E poi, quindi a questo punto ho saldato nuovamente altri quattro fili, rispettando, diciamo, i colori anche per avere un certo, diciamo, criterio, però per ogni attacco ne ho messi due. In questo modo in totale ho otto fili che andranno direttamente sul deviatore, che ora vi faccio vedere. Eccolo qua. Questo è il deviatore a quattro vie con due selezioni. Nella fila di mezzo ci sono i quattro fili, quindi il verde, il blu, il rosso e il marrone, che provengono direttamente dall'elettronica e che prima stavano collegati direttamente al gioco della TV, mentre adesso vengono collegati, diciamo, in questo deviatore. Perché in base alla selezione, quindi se io metto la posizione del selettore in basso o in alto, va a cambiarmi appunto l'immagine e viene flippata in un senso o nell'altro. Poiché nella parte, diciamo, bassa, quella dove vedete i tubicini blu, i colori sono messi esattamente allo stesso modo della parte quella centrale, dove trovate, diciamo, qui i tubicini bianchi, che non sono altro sono dei, come dire, dei tubicini di plastica che si mettono, ecco, per isolare, ecco, i fili, in modo che si evita che si fanno contatto tra di loro. Mentre nella parte in alto, dove vedete i tubicini neri, quelli li ho messi neri proprio per ricordarmi che sono invertiti, quindi ho invertito il verde col blu e il rosso con il marrone. Ma purtroppo qui non si capisce bene, però diciamo alla fin fine, diciamo, il lavoro da fare è invertire i due colori del verticale, cioè i due fili del verticale e i due fili orizzontale. Ovviamente tocca stare molto attenti, perché se invertite un filo del verticale con l'orizzontale si rompe tutto. Quindi mo non so se succede, se esplode la TV o qualche altra cosa succede. Ecco, di preciso io non so. Io mi sono letto un po' su internet come funziona la cosa e ci sono stato molto attento, ecco. E poi questo, vabbè, ecco, questo è appunto il selettore nella posizione invertita, quindi va verso, diciamo, cioè mettendo il selettore nella parte bassa, i collegamenti che stanno funzionando sono, come potete vedere, vanno, diciamo, direttamente nella parte alta, dove stanno quei tubicini neri, e quindi abbiamo un'immagine in un certo modo. Però vabbè, e questa qui invece con il selettore in alto, e quindi i contatti andranno nella parte bassa. E niente, questa invece è la parte finale con la modifica che ho attuato, e ho messo direttamente il selettore dietro la TV per trovarlo, diciamo, in modo più facile da comandare, ecco. E niente, questo è
Credo sia tutto. Io spero di essere stato abbastanza chiaro e purtroppo ecco, sono termini tecnici che non so, ne so parlare proprio benissimo, però spero di essere stato utile comunque. E niente, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!